Insediati al comune di Vitri, io già ero assessore uscente, poi adesso con il ruolo di sindaco ovviamente cambia un pochino tutto, però le emozioni sono state forti in questi giorni, perché poi è stata una campagna elettorale abbastanza forte, ma anche corretta, devo dire. Noi abbiamo portato avanti le idee, i programmi, i cittadini vitrisi hanno premiato la nostra serietà, la nostra concretezza. Nel nostro programma ovviamente abbiamo dei punti fondamentali che sono di avvicinare i cittadini alla vita amministrativa e quindi creeremo fin da subito alcune consulte e cercheremo di fare un bilancio quanto più possibile partecipato con i cittadini e le aziende. L'ambiente, che è un tema fondamentale, e sull'ambiente stiamo già operando dai primi giorni per quanto riguarda la raccolta differenziata, cioè dobbiamo migliorare, quindi c'è bisogno soprattutto di una videosorveglianza e soprattutto colpire chi sbaglia e quindi fare delle sanzioni. E su questo lunedì proprio avrò un incontro con una società che ci porterà un progetto di videosorveglianza integrata per quanto riguarda tutto il territorio, quindi sia sicurezza che ambiente. Oltre a questo dobbiamo monitorare quello del torrente Bonea, l'elettromagnetismo e tanto altro. L'amministrazione dovrà sicuramente cercare di impegnarsi e continuare su quelle che sono le tre direttrici fondamentali di Vitri: il turismo, la ceramica ed il commercio. Per quanto riguarda il turismo, ovviamente dobbiamo offrire più servizi e dovremo implementare quelle che sono le potenzialità della Proloco, ma cercheremo di dare la possibilità agli operatori di partecipare attivamente in quella che è quelle che sono le loro esigenze. Per fare ciò, attraverso la tassa di soggiorno faremo un comitato fatto appunto dagli imprenditori, i quali ovviamente stabiliranno dove e su cosa puntare per quanto riguarda i fondi della tassa di soggiorno. Per la ceramica inizieremo con la scuola di ceramica a settembre, quindi è qualcosa di importante, ma manterremo il marchio della ceramica 188 del 90, cercheremo di implementarla e di migliorarla. Proprio oggi ho avuto un appuntamento con un'associazione alla quale sta proponendo alcuni contatti con la Russia e il Kazakistan per fare pubblicità sul territorio. Dobbiamo riattivare l'ente ceramica vitrese e dobbiamo puntare poi su una miglioria di quelle che sono le situazioni attuali e creare all'interno del piano urbanistico comunale un'area PIP che dia la possibilità di sviluppo a quello che è il nostro artigianato. Per il commercio stiamo prevedendo delle diminuzioni di tasse comunali per chi apre nuove attività, soprattutto in quelle che sono le zone limitrofe, e quindi cercare di far crescere un commercio anche diverso da quello che sia la ceramica o la ristorazione. Abbiamo incontrato i ristoratori, abbiamo affrontato con loro alcune tematiche fondamentali, cercheremo sicuramente di dare delle risposte. Già da subito posso dire che sono partiti i lavori per il pontile, quindi le vie del mare, da Marina verso la costiera amalfitana, questo è un punto a favore per la cittadinanza, e settimana prossima avremo un incontro per iniziare a parlare di mettere la prima pietra per il project financing dei parcheggi a Vitri Centro. C'è tanto lavoro, ci sono tante cose, ovviamente noi ci metteremo l'impegno. Settimana prossima presenterò la giunta, convocheremo il nostro primo consiglio comunale e quindi partiremo a pieno regime. Bisogna sviluppare quelle che sono sulle parti alte, sulle frazioni alte, la sentieristica per dare uno sviluppo per quanto riguarda la richiesta molto spesso anche dai paesi nordici di fare dei trekking, di fare delle passeggiate all'aria aperta nei sentieri. La sentieristica, i nostri sentieri sono molto belli, sono dei sentieri che si collegano a tutta la costiera, ma anche tra le varie frazioni del territorio. Dobbiamo sviluppare la parte a mare, dobbiamo ristabilire un rapporto maggiore con gli stabilimenti balneari e dare un'offerta turistica che possa essere anche d'inverno. Abbiamo pensato di fare il mare d'inverno, qualcosa che stanno facendo a Rimini. Noi cercheremo di aiutare gli imprenditori che vogliono farlo rilasciando le licenze anche annuali e non più stagionali. Per quanto riguarda le vie del mare, lo dicevamo prima, ci sarà questo sviluppo soprattutto come incoming, perché la nostra idea è portare le persone da Positano, Amalfi ed altre zone della costiera verso Vitri per dare la possibilità ai turisti della costiera di venire ad acquistare le nostre ceramiche. Ci sono attualmente
190 strutture extra ricettive, dobbiamo cercare di regolarizzare il tutto, migliorare quelle che sono le richieste, ma con il piano urbanistico comunale dobbiamo cercare di creare uno sviluppo alberghiero sul territorio, perché abbiamo bisogno di aumentare quelli che sono i numeri anche degli alberghi. Ovviamente bisogna guardare i cittadini e quindi creare le condizioni per far sì che la cittadinanza di Lecce possa ritrovare anche la possibilità di far lasciare rimanere i propri figli qui a Vie sul Mare. Nel nostro programma abbiamo messo la possibilità di trasformare i sottotetti ad abitazioni. Ovviamente questo va fatto attraverso il piano urbanistico comunale e dobbiamo trovare un'area di espansione sul territorio anche per l'edilizia, sia pubblica che privata. Abbiamo inaugurato qualche settimana fa l'ascensore, il vettore meccanico che dalla stazione porta a Piazza Matteotti. Chiederò ufficialmente alla Regione Campania di implementare quelli che sono i trasporti da Nocera e la parte interna verso Salerno e quindi avere la possibilità di Vietri di essere centrale per chi viene e quindi sviluppare quello che è un arrivo, un turismo soprattutto non più su gomma ma su ruotaie e quindi cercare di dare la possibilità di una vita, vivibilità migliore per i cittadini di Vietri.